Uno sviluppo importante perché noi stiamo scommettendo molto sulla valorizzazione dei nostri prodotti, ma su un'alleanza che vogliamo fare con i consumatori. Noi siamo un paese che esporta ogni anno 42 miliardi di prodotti agroalimentari e subisce un furto d'identità di 100 miliardi di euro l'anno, perché prodotti vengono contraffatti, vengono commercializzati facendo riferimento a marchi italiani o anche a realtà geografiche. Noi vogliamo utilizzare la tecnologia anche per contrastare questo fenomeno che priva i cittadini, i consumatori, delle necessarie informazioni per avere la qualità dei prodotti che il Made in Italy rappresenta.